la cena ti è rimasta sullo stomaco? Dopo i pasti, effervescente brioschi. Brioschi, digerire semplicemente. Contro Leonard, match tra biondi, match della velocità e della tecnica di Leonard contro il match della potenza di Mr. P. Il Mr. P che oggi è venuto qui per strafare, vuole vincere il suo match. E d'altronde Mr. P inarrestabile in questo periodo, ha vinto anche Break Rice. Leonard ha vinto, ovvero fa l'altro Steel Cage contro MD, Varia e Hildebrand, ma ovviamente non è un periodo di grazia come lo è Mr. P. Dunque il match subito con Mr. P che parte da stragrande, una spallata in corsa devastante, ma Leonard reagisce molto bene. È un periodo davvero molto intenso questo, con molte emozioni, con molti cambi di fronte, con molte fight interessanti. E poi Kimberly ha messo in carriera, ha messo la carriera in palio, ragazzi. Cioè, quindi io penso che Kalia farebbe bene a togliersi definitivamente di torno una come lei, perché comunque anche in futuro potrebbe avere altre chance. Perciò, se fossi Kalia, accetterei quel match poi a Madison Square Garden, vincere difendendo la cintura e mandando a casa una che comunque poteva diventare alle caratteristiche per diventare campionessa. Eh sì, e poi è bella anche il periodo, è bella anche perché oggi Franco Palmieri e Stefano sono diventati campioni di coppia, mentre qui Leonard veramente non sembra essere entrato nella ring, perché Mr. P, questo Mr. P è praticamente inarrestabile, ragazzi, è imbattibile. Non mi sembra neanche che abbia perso il match singolo, ma quando è arrivato, no, mi sa, ha sempre vinto, infatti è imbattuto. In WWF Rising Sun, Mr. P, se non erro, dopo arrivate a vedere. Comunque, che bella la storia di Thor con questo misterioso individuo. E Thor dice Ed, quindi Edward, no? Anche Steve ha detto la sicurezza, lo chiamo così. E quindi, ragazzi, tutto ci fa presupporre che sia Edward. Ma allora Edward dovrebbe lottare due volte in quella di... del Super Bowl Series. Sarà una bella sfida allora per Edward, se è davvero lui. Attenzione qui, la risposta di Leonard, Enziguri kick. Sì, un Tiger Enziguri kick con una ribasso prima. Però Mr. P è davvero di un'altra pasta, secondo me. Io penso che Leonard dovrebbe sfruttare la sua maggiore agilità come prima. Se utilizza tanto questa manovra di suo, se non ce la farà mai, cerca di allontanarlo. Big boot, dovrebbe essere veloce come in questo frangente. Mr. P qua lo prende con i suoi pugni. Vediamo qui se lo solleva, lo va a prendere e poi uno sganassone dritto sul collo. Gli toglie il respiro qua, è un Leonard senza ossigeno, è un Leonard perso, perché non riesce a respirare e non riesce neanche comunque a tentare le sue migliori manovre. Leonard, niente da fare, bravo Mr. P, veramente devastante. Ancora Mr. P, lo solleva, vediamo se ci riesce. E gli scappa. Bravo backbreaker addirittura di Leonard, che solleva 128 kg per 2,04 m. Da parte di Mr. P, davvero mostruoso fisicamente, davvero un gigante americano, American Giant.
has the headlock. Mr. P che poi va a colpire. No, bravo Leonard. E molti cambi di fronte in questo match. Mentre ricordiamo il nostro main event, dopo questo match, dopo la pubblicità, avremo Bernie contro Oggy. Match, penultimo match di qualificazione. Attenzione, body slam. Ma Leonard è già in piedi, incredibile. Leonard già in piedi. Cosa fa? Tentava forse il suo super kick. Niente da fare, niente da fare. Attenzione, ancora lo va a prendere. Cut French. Cutbuster, questa diretta con addominali. Devastante. Bravo, Mr. P. Mamma mia. Lo ha steso con pugno chiuso. Veramente devastante qua, devastante Mr. P, che va a sollevare il suo avversario. E poi Sidewalk Slam, devastante. Non c'è storia, è finito il match. Airship lo fa correre. E probabilmente lo aspetta al banco. Tornado forza 5, devastante. Eh sì, però siamo vicini alle corde. Eh no, riesce a accompagnarlo via e lo va a schienare. Ne basta una. 1, 2 e 3. Tutti a casa, ragazzi. La tornando forza 5 veramente non ti dà respiro. È un'ora devastante. E Mr. P resta imbattuto, quindi incredibile. Anche la nona edizione. Grandissimo match da parte di Mr. P. Per Leonard un po' di meno. Ha provato, mentre che adesso pubblicità e torneremo per il nostro main event. Bernie contro Oggy, match di qualificazione Elimination Chamber. No DQ match. Il diavolo è pronto per il suo match, vuole essere in un match di codesta importanza, Elimination Chamber, ragazzi, per il titolo hardcore in quel del Survivor Series, e lui vuole esserci. Un po' per mettere a Oggy, un Oggy che insomma in questo 2018 ha fatto pressoché niente, non vuole permettere, vabbè, ha vinto è vero per un quarto d'ora il titolo da WWF, però poi non ha fatto più nulla, insomma. Action! I am a faction!
bellissima opportunità averla subito un match di main event per andare alle Superstars, sarebbe davvero fantastico vincere questo match, ma io lo vedo molto difficile per oggi. Ragazzi, la parte di Oddi, ma Bernie ovviamente è un indistruttibile. Andreg, non dico, inizia molto bene questo match. Un match davvero molto veloce, non spettacolo, la verità. Bernie sembra essere in buona condizione per eseguire questi scatti, ma Oddi ha una difesa eccellente, lo conosciamo. Insure kick, niente da fare, attenzione. Bernie vuole già chiudere il match, però attenzione, niente da fare. Stavo chiamando la choke slam. Oddi niente da fare, big boot a vuoto. Questo Oddi è davvero incredibile. Attenzione qua, Bernie però sbaglia l'elbow smash. Attenzione, calf kick, niente da fare. E poi Bernie viene lanciato, attenzione, Renife Master da parte di Oddi, on fire in questo match. Incredibile Oddi, niente da fare con il leg detector. Mamma mia ragazzi, che match, Bernie niente da fare con la choke slam. Oddi qua, niente da fare, Bernie lo chiude, lo prende. E poi questa armbar, attenzione, siamo però troppo vicini ai corde. Sì, troppo vicini ai corde. Bernie qua ripara il calcio, attenzione, chokeslam su Oddi. Bernie vuole già chiudere il match, incredibile, distruttivo Bernie, ma non riesce nel Thompson, no, Oddi lo conosce bene, d'altronde, ancora, niente a fare, bravo Oddi, che lo solleva, ci riesce, su, Gunbuster. Che grande match ragazzi, grandissimo, poi lo dropkick, questo dropkick molto basso. Sì, Bernie che però ha perso la grande chance. Cosa fa Oddi? Un twist kick, back kick, bella manovra, good move, così dicono gli americani. Ma Oddi sbaglia quasi sempre questi calci volanti, devi stare attento Oddi, perché potrebbe anche cadere male. Attenzione, Oddi fai mancare, sta lottando molto bene oggi, soprattutto dal punto di vista difensivo più che da quello offensivo. Ancora la detector, ma Bernie dice di no, ma Bernie deve stare attento comunque. Big boot, qua gli ha rotto il naso, ragazzi. Ancora il ship lo manda fuori e qui Bernie sbaglia perché fa respirare Oddi. Insomma, aveva il match in mano Bernie. Attenzione, ancora Bernie in attacco. Rani diritti, attenzione Bernie. Vediamo se chiama la sua choke slam, ma invece subisce il calf kick da parte di Oddi, che sta lottando egregiamente in questo match. Il suo match, se non sbaglio, di debutto in questa stagione di Rising Sun. Attenzione, back body drop, Oddi già in piedi e Bernie non ci crede, il secondo kick clamoroso ragazzi. Sì, clamoroso, Oddi lo rialza. Cosa fa Oddi? Lo fa correre, attenzione, niente a fare,